another day. Turn to stone. Here without you on my own. Sad melodies falling down like water. I'm drowning in an endless symphony. Hanno risposto bene, noi siamo contenti, ecco perché il mio pensiero questa sera è soltanto quello del ringraziamento, veramente ringraziare ancora una volta la nostra comunità parrocchiale, le nostre famiglie che ci hanno dato fiducia, tutti i collaboratori, gli animatori, le signore, i volontari. Veramente c'è stata una grande gara di solidarietà e di amicizia nei confronti di questi nostri ragazzi. E noi ci auguriamo di lavorare, di impegnarci sempre di più per loro, perché vogliamo costruire insieme a loro un mondo migliore. Organizzazione. Beh, questa è la prima volta che partecipa mio figlio, quindi spero che venga fatta pure i prossimi anni, perché comunque è organizzato come si deve. Non lo so perché non ho partecipato molto, non ho visto, quindi credo che non ci sia niente da migliorare, semmai da aggiungere qualcosa così. La canzone che abbiamo imparato e che sta bene Salvatore? Qual è? Pronti? Okay. Carissimi genitori, abbiamo lavorato tanto. Abbiamo lavorato assieme agli animatori, assieme al parroco, ai vari collaboratori che sono stati qui, e siamo soddisfatti stasera di vedervi tutti qui presenti. Il tema dell'anno è stato Everybody, dove si parlava del corpo. Abbiamo dato importanza al nostro corpo, come trattare il nostro corpo, perché tante volte, sapete, con i tatuaggi, orecchini, non si capisce niente. Quindi noi abbiamo cercato di dare un senso, perché il Signore ci ha parlato attraverso l'incarnazione. Dio si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi ed ha assunto un corpo, e grazie a questo abbiamo di mattina fatto le nostre catechesi. Quindi adesso spiego la giornata come era scandita. Di mattina ci riunivamo qui con la preghiera, parlando e leggendo ogni giorno un passo del Vangelo. Poi dopo abbiamo fatto l'inno con i vari balli che portava il Grest 2013 Everybody. Poi a squadre facevano il bagno in piscina, mentre le altre squadre si sfidavano tra di loro.
Dopodiché ci venivamo tutti qui sotto al palco, dove imparavamo delle canzoni, imparavamo a conoscerci attraverso giochi anche con l'acqua. Poi si andava a pranzo. Lì qualche mamma mi ha ringraziato perché i bambini hanno mangiato anche delle cose che a casa non mangiavano, ad esempio il riso, qualcun altro i fagioli, le patate, e quindi anche questo è stato un momento di condivisione dove anche qui siamo stati molto soddisfatti, perché grazie anche alla pazienza degli animatori che si mettevano con i bambini e li facevano mangiare. Spero che venga fatto anche l'anno prossimo, perché i bambini sono stati bene e sono tutti felici, le mamme ancora di più, vero? Questo. Da migliorare dovrebbe migliorare Teverola, questo va bene così, le dico la sincera verità, perché comunque i ragazzi sono eccezionali, è una cosa bellissima fatta nel nostro paese e dobbiamo ringraziare tutti quanti, Don Evaristo e tutti i ragazzi che hanno collaborato affinché questo progetto avesse successo. Bene, bene, tutto bene è stato. Sì, da ripetere l'anno prossimo, sì. È un'esperienza bellissima, è la prima volta che l'ho visto, però mi piace tanto. Thank you.